Allora mister, un pareggio, una prestazione che conferma comunque i segnali di ripresa di questa squadra che può giocarsela fino alla fine. Non c'è dubbio, se penso a quando siamo venuti via due settimane fa qui da Pontedera, se devo confrontare il miglioramento in 15 giorni, io non posso che essere contento. È chiaro, è stata una partita caratterizzata un po' dalla paura da entrambe le squadre e questo purtroppo ancora ci frena in quelle che sono le nostre qualità. Probabilmente alla fine una squadra che ci può credere un po' di più può fare anche risultato pieno oggi, non perché noi ci si meritava di vincere e loro di perdere, perché alla fine potevamo sfruttare molto meglio le ripartenze importanti che abbiamo fatto, però purtroppo ancora siamo frenati da questa paura che ci attanaglia e che chiaramente non riesce a farci esprimere come si vorrebbe. Il tabellino dice che un paio di occasioni nostre ci sono state con Mancini, quindi a conferma come sì, alla fine è pareggio giusto, però un paio di incursioni, un paio di tentativi nostri ci sono state. Sostanzialmente il pareggio è giusto, non c'è dubbio, però ripeto, potevamo sfruttare molto meglio delle situazioni a nostro favore, perché quando si verificano una squadra che si deve salvare in quei momenti deve essere molto più cinica. Catacchini generoso, però è troppo generoso però, perché aveva avuto questo problema di riscaldamento, aveva dato la conferma e ce la faceva e mi ha fatto perdere un cambio dopo 10 minuti. È vero, per generosità, però in queste situazioni un giocatore esperto deve capire quando poi ti crea delle difficoltà uscendo dopo 10 minuti. Manca un po' di cattiveria in attacco a questa squadra. Io ti dico come sono abituato a lavorare. Io sono abituato a lavorare non nelle pecche della squadra, ma nelle qualità della squadra. Quindi io devo sfruttare quelle che sono le prerogative migliori di questa squadra e su quello cercare di migliorare. Se devo stare a guardare quali sono le deficienze, non porto avanti né loro né vado avanti io. Quindi innanzitutto la squadra deve ancora trovare una credibilità propria perché possa poi esprimersi al meglio. Il giorno che lo farà, visto che siamo una squadra credo la più giovane della Lega Pro, quel giorno allora dimostreremo che abbiamo anche buone qualità nei giovani, buonissime, che purtroppo a volte vengono frenate proprio da questo atteggiamento. Quanto ti sei arrabbiato su un paio di sbarioni in difesa, un Ghidotti? Vabbè, io sono lì apposta per arrabbiarmi, quello fa parte del mio carattere, non sono mai soddisfatto nemmeno di me, figuriamoci se posso essere soddisfatto di loro. Poi alla fine, ai triplice fischio, sostanzialmente non posso che essere contento di quello che i ragazzi hanno messo in campo, non posso accusarli di qualcosa perché c'è stato l'impegno, c'è stata la volontà. È chiaro, sul resto bisogna ancora lavorare e lì però poi il compito sarà mio, perché difficilmente parte dai ragazzi giovani così un qualcosa, una spinta o quel qualcosa e poi li induce a credere veramente in una cosa. Lì il compito sarà mio e un po' anche di fortuna con i risultati. Un'ultima cosa, per vincere, ci avevi quasi provato, no? Quando hai messo Caiola al posto di Benucci per cercare di dare ancora più qualità al centrocampo. Alla squadra, soprattutto una squadra giovane come noi, deve provare a vincere sempre, comunque, contro chiunque. Quello deve essere lo spirito della squadra. In casa, fuori casa, che tu giochi o la prima o che tu giochi o l'ultima, quello deve essere l'atteggiamento che si deve portare sul campo. Poi chiaramente gli episodi, le circostanze ti inducono a rivedere qualcosa poi durante il gioco, però se no la squadra deve sempre provare a vincere. Io difficilmente levo un attaccante per mettere un terzino, io levo un attaccante per mettere un attaccante, perché se credo che quella disposizione in campo sia quella giusta per vincere la partita, io la porto avanti fino alla fine. Questo è il mio modo di essere, il mio modo di trasmettere il calcio ai ragazzi. Non credo in un altro calcio, quindi non avrei niente da dargli
che non è quello. E quando si capirà, se si capirà, sperando non sia troppo tardi, probabilmente partite come quelle di oggi si vincano. Sei andato da tifosi a fine partita? Sono andato da tifosi, sì, perché da tifosi deve andare l'allenatore, non ci devono andare i giocatori. Se i tifosi hanno qualche problema, le spiegazioni a tifosi gliele do io, in prima persona, perché i giocatori si prendano meriti e gli allenatori si devono prendere le difficoltà. Quindi con i tifosi non ci devono andare i giocatori, ho mandato degli spogliatoi e ci sono andato io. Se qualcosa la devono dire, me la dicano personalmente a me. Io sono il responsabile e l'unico vero responsabile se la squadra fa male, e se la squadra fa bene, i meriti chiaramente sono di loro e sono gli unici protagonisti. Anche un altro punto importante per questo sogno salvezza, anche se l'allenatore dice sempre viaggiamo giornata per giornata. Sì, è stato un punto importante, potevamo portare a casa i 3 punti come potevamo perdere. È stata una partita credo equilibrata, è chiaro che portare a casa i 3 punti fa sempre più piacere, però abbiamo secondo me portato a casa comunque un punto importante. Qualche occasione l'abbiamo avuta, un paio di conclusioni dal limite, chiaro dopo un campionato difficile come stiamo facendo. Avere la cattiveria, no? Di sfruttare anche quelle occasioni è un po' il punto dove dovete migliorare, come ha detto anche lo stesso Malotti. Sì, io dico però che nelle ultime partite stiamo arrivando più volte alla conclusione, poi è vero bisogna essere più cinici sotto porta, ma magari come gli attaccanti devono fare gol e a volte non riescono a farlo, noi difensori prendiamo gol che non dobbiamo prendere, quindi penso che di passi avanti l'abbiamo fatto, dobbiamo per forza riuscire a salvarci. Il tuo processo di crescita personale sta andando avanti, buona posizione in fase difensiva ma anche in attacco, anche oggi alla fine del primo tempo hai avuto una chance. Sì, ho messo dei palloni che probabilmente dovevo mettere un po' meglio, perché se non sono arrivati a destinazione, ovvero agli attaccanti, vuol dire che è mancato qualcosa. Poi a volte magari quando la palla passa in mezzo alle gambe di un difensore avversario, il gol viene lo stesso. Oggi non è arrivato, pazienza. Inutile dire che sabato sarà una partita importante. Sì, ormai sono tutte finali quelle che mancano. Dobbiamo cercare di portare a casa i 3 punti, ma in settimana lavoriamo seriamente tutti gli allenamenti e quindi penso che con il lavoro duro poi viene ripagato, ecco. È cambiato qualcosa con Malotti? No, è ovvio che ogni mister ha i suoi concetti e le sue priorità. Il mister ci ha dato dei concetti che prima non avevamo o che prima avevamo ma semplicemente diversi. Punto importante qua a Pontedera contro il Tutto Cuore, è sicuramente andata meglio rispetto a 15 giorni fa quando su questo stesso campo abbiamo perso contro il Pontedera. Ma sicuramente è una partita difficile, anche loro stanno lottando comunque come noi per i play-out. Rispetto a Pontedera che ha giocato con una serenità sicuramente diversa già, essendo già salvi. Pontedera è una squadra che comunque lavora bene da tanti anni, sappiamo tutti quello che fa. Loro invece erano una squadra che come noi era in difficoltà, potevamo sicuramente portare a casa qualcosa in più, ma un buon punto. Senti, nelle ultime 2 partite abbiamo visto anche un pochino questa tua posizione che ti ha dato l'allenatore in campo, ne vogliamo parlare? Ma una posizione sicuramente che mi piace, sei sempre al centro del gioco, rispetto a prima sono un po' indietreggiato, ma diciamo una posizione che ho fatto anche gli scorsi anni, non l'anno scorso ma 2 anni fa a Busto, quindi mi trovo bene e spero di fare quello che mi richiede il mister. Sì, un po' più indietro a suggerire, ma non disdegni di inserirti, no? Quando ci sono l'1-2 lì a metà campo. Vabbè, quello è una cosa che mi appartiene da ormai qualche anno, sicuramente non faccio quel ruolo per la fase difensiva ma più per una fase offensiva, per far giocare la squadra. E se c'è bisogno di inserirsi, perché no? Come chiedevo anche a De Guelfi, è cambiato qualcosa con Malotti? Ma è cambiato il modo di giocare, un calcio un po' più propositivo, più offensivo, però diciamo che i concetti più che altro cambiano, come ha detto Fabio, cambiano dei concetti che un mister vuole a differenza dell'altro,
però anche con quell'altro non è che avevamo fatto male fino quasi da gennaio, poco prima di gennaio. Poi naturalmente i risultati sono stati quelli che sono stati e la presidenza ha deciso di cambiare. Con lui c'è un atteggiamento diverso e speriamo di uscirne il prima possibile. Se vincevo non venivo. Sì. Ah, è spirito di tradizione. Non avendo vinto sono venuto, perché mi sembrava giusto, come al solito, metterci la faccia. Metterci la faccia intende, cioè, a cosa ti riferisci? No, che... Metterci la faccia nel senso che sei comunque... No, a prescindere dal confronto, metterci la faccia perché comunque io sono orgoglioso che questa squadra a 3 giornate alla fine abbia una posizione di classifica invidiata e invidiabile da parte di tante squadre che ci sono sotto, con, diciamo, attrezzate forse anche più di noi, sia per blasone che per obiettivi stagionali. Quindi secondo me, io parlo sempre a titolo personale, quando sono venuto qua eravamo tutti d'accordo che avremmo dovuto lottare con l'unghie e con denti per salvarci fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata di campionato. Io continuo a pensare che il nostro scudetto è quello, siamo vicini al traguardo e lo dico con orgoglio perché sto apprezzando tantissimo l'impegno che stanno mettendo i ragazzi, tra mille problemi, tra mille problematiche che quest'anno ci sono accadute, in un'annata dove abbiamo cambiato 20 giocatori, dove c'è l'allenatore nuovo, dove abbiamo cercato... Siamo un po' ripartiti, è stato un po' l'anno zero, no? Dove tutto cuoio doveva ripartire con certi concetti professionistici, e quindi io sono contento, diciamo, vedendo chi è dietro di noi, sono sicuramente orgoglioso e contento di quello che stanno facendo i ragazzi, che con l'unghie e codenti stanno cercando di regalare questa salvezza, che in un campionato difficile come questo sicuramente sarebbe un motivo di grande orgoglio. Analizzando la partita, come si legge? Una partita equilibrata dove la paura deve aprire quando puoi dire la paura e la tensione abbia più alto. Sì, penso di sì. Penso che noi abbiamo, diciamo, avuto forse troppo, soprattutto quando avevamo la palla, ho visto giusto atteggiamento quando non l'avevamo, ma ho visto un po' il braccino corto quando l'avevamo. Questo chiaramente era una partita importante, forse anche se io ho chiesto di non guardare i risultati delle altre squadre, invece probabilmente che le altre squadre avevano perso l'hanno saputo, e quindi forse il braccino corto era, diciamo, dettato dal fatto che per noi poteva essere comunque una situazione importante non perdere per mantenere i punti di vantaggio sulla quart'ultima, anzi mi sembra che è aumentato perché l'Aquila è rimasta a 29 punti, quindi abbiamo aumentato di un punto il nostro vantaggio. Io dico che in una stagione come questa, secondo me, è importante la classifica che attualmente occupiamo. Ora abbiamo un altro spareggio importante domenica a Lucca, quindi ci prepareremo cercando di recuperare le energie a quest'altra gara che per noi è importante, come lo sono tutte da qui alla fine. Senti, l'espulsione? Ma uguale, io non lo voglio nemmeno commentare perché onestamente non ho detto nulla, sarei anche un po' stufo di l'altra volta ho preso 4 giornate e non avevo fatto niente. Oggi mi sono rivolto a un mio giocatore dicendo di non fare il fallo da dietro, che era 90 minuti che continuavamo a far falli. Ho detto, non posso dire la parola, però è un organo genitale maschile, ho detto smettiamo, è 90 minuti che si continua a fare così. L'arbitro è venuto, mi ha cacciato fuori pensando che io stessi dicendo a lui, ma anche se avessi detto a lui non mi pareva ci fosse nulla d'offensivo, quindi vabbè, lasciamo stare, vediamo cosa fa il giudice sportivo e cosa scrive l'arbitro.